Anche i bambini della scuola materna di Massone hanno voluto dare il loro aiuto alle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto. Infatti, dopo un percorso didattico dove le maestre hanno spiegato loro il significato del terremoto e le loro conseguenze, per Pasqua hanno avviato una sottoscrizione con in palio alcune uova di Pasqua, un'attività che ha coinvolto i bambini che si sono dimostrati molto partecipi ed interessati a quanto capitato ai loro sfortunati coetanei. Il ricavato, poco più di 1.200 euro, è stato consegnato stamattina nelle mani dell'assessore provinciale Mellarini nel corso di una breve cerimonia svoltasi nella palestra della scuola. Ci spiega, maestra, qual è stato il progetto che avete fatto con i bambini qui a Massone? Allora, il progetto è stato quello di investire sui bambini in tema di sensibilità, cioè sensibilizzare i bambini nei confronti di quello che è successo, del grande terremoto che ha devastato grandi zone, anche dei bambini sono stati coinvolti, bambini come i nostri, quindi l'idea era proprio quella di sensibilizzare i nostri bambini nei confronti di chi è più sfortunato, di chi ha perso tutto, di chi non ha più i giochi, che sono le cose più importanti per loro. E quindi indirizzarli verso questa strada che è quella anche del collaborare per aiutare qualcuno, e l'idea è stata quella di organizzare una lotteria. La lotteria consisteva nel acquistare delle uova, dell'uova di Pasqua, visto che comunque la Pasqua era alle porte, vendere i biglietti ai genitori, parenti, amici, conoscenti, comunque coinvolgere anche la comunità di San Martino e Massone, affinché si potesse raccogliere del denaro da poter poi dare a questi bambini, a queste famiglie della zona terremotata. Il progetto è stato lungo perché i bambini sono stati indirizzati anche per quanto riguarda il lavoro grafico pittorico, cioè dovevano rappresentare attraverso il disegno le varie fasi del lavoro che è stato fatto. Abbiamo raccontato loro cos'è un terremoto, abbiamo fatto vedere delle immagini, i bambini le hanno rielaborate e rappresentate graficamente, quindi c'è stato anche un investimento emotivo da parte loro, molto grande. Qualcuno ha anche manifestato una grande sensibilità. Certo, si è cercato di raccogliere la parte più importante, che era quella di aiutare i bambini a capire che le cose non vanno sempre bene per tutti, che potrebbe succedere un domani anche a loro e che è importante trovare negli altri uno spirito di collaborazione e di aiuto. Questo era fondamentale. Colgo l'occasione per ringraziare tutta la comunità di San Martino e Massone che ha contribuito a raccogliere una cifra importante per noi. Il Trentino ha dimostrato grande solidarietà con le zone terremotate, ma quando questi momenti, questi segni di solidarietà arrivano dai bambini dell'asilo è ancora più significativo. Ma è un momento di profondo significato questo incontro con i bambini di una scuola materna. Questo dimostra che la solidarietà è una solidarietà che oggi troviamo in tutte le famiglie, l'hanno dimostrato ampiamente e continuano a dimostrarla ancora nelle terre martoriate del centro Italia, un Trentino che crede ancora nei valori, i valori della solidarietà, i valori dell'amicizia, ma soprattutto da qui che deve partire quell'impegno civico che è sempre stato una delle identità più cristalline della terra dell'autonomia.